Allora, eccoci qua, ancora 10 minuti di trasmissione. Allora, mi scuso subito con i telespettatori che si erano prenotati per intervenire, ma abbiamo la nostra discussione si è accesa, l'abbiamo protratta e purtroppo, quindi mi scuso di non poterli fare intervenire. E vorrei invece ovviamente invitare gli ospiti a essere sintetici in quest'ultima parte di trasmissione e introdurrei subito Eugenio Benettazzo per capire un po'. Allora, stiamo parlando di lasciare il petrolio, si cercherà di invertire questa rotta, ma a livello economico cosa potrebbe succedere? Nel breve termine o nel medio termine? È chiaro che la transizione sarà comunque, anzi... sarà anche lunga la transizione, secondo me. Al momento c'è una vera e propria faida sui paesi che esportano greggio. Ci sono quelli che vogliono in qualche modo estromettere il predominio, il tentativo di avere una posizione di dominanza degli Stati Uniti con questa nuova scelta strategica che è stata implementata quasi 5 anni fa dello shale oil gas. E un'altra componente dei paesi esportatori che invece stanno soffrendo per le ricadute di prezzo che ha avuto il greggio a seguito dei quantitativi aumentati nell'offerta. Contestualmente c'è stata anche la discesa, il contenimento della domanda, crisi asiatica, crisi europea che sembra non finire e quindi... al momento attuale per il greggio abbiamo uno scenario che è o stazionario o addirittura visto in discesa, cioè della serie che si ipotizza addirittura per i prossimi 2 o 3 anni una discesa sotto la soglia psicologica dei $40 il barile. Questo che cosa determina poi per gli sviluppatori di energie alternative? Lo spostamento in avanti del loro orizzonte, perché più diventa conveniente il greggio, meno interesse andare a cercare fonti alternative. Quindi in un'ottica di 5-7 anni, al momento attuale la farà ancora da padrone la materia nera. Certo. Paolo Cacciari, Parigi, COP21, abbiamo aperto parlando di questa conferenza, secondo lei che esito avrà alla fine? Sortirà qualcosa di buono oppure anch'io resteremo sulle posizioni che siamo? Anch'io sono molto scettico sulla capacità di questi summit di fare grandi cambiamenti, e però vorrei anch'io essere molto ottimista, e sono molto ottimista, non solo alle lezioni del professore vengono molti giovani, ma il 29 del sabato, domenica scorsa, in tutto il mondo alcune decine di migliaia di manifestazioni in tutto il mondo, forse la più grande mobilitazione popolare mai assistita sul pianeta per la diffusione, milioni di persone, soprattutto giovani, li abbiamo visti sui video, ma anche nelle nostre città, perché questo tema del clima, del caos climatico, delle cose, è un tema su cui c'è moltissima sensibilità e c'è anche moltissimo sapere, ormai conoscenze su queste cose. C'è indignazione, c'è rabbia per i ritardi con cui, diciamo, i potenti della Terra, sia i politici, sia le multinazionali, cambiano rotta. E io credo che, appunto, mentre possiamo essere scettici sui vertici mondiali, dal basso si può fare moltissime cose. Dicevo prima, in 10 anni nel nostro paese 700.000 impianti distribuiti di fotovoltaico, certo con gli incentivi ma anche senza incentivi, che hanno portato l'anno scorso al 38% dei fabbisogni elettrici del nostro paese, quindi con dei risultati enormi. Quindi vuol dire che è una risposta popolare attiva che va al di là degli stessi incentivi. Ma non è solo quello, perché appunto abbiamo già citato, ormai non ci sono più solo i gas, i gruppi di acquisto solidali della frutta e della verdura a chilometri zero, ci sono i gruppi di acquisto fotovoltaico, che la gente che si mette insieme.
a Padova, in tutto il mondo. Cioè c'è una volontà di fare cose anche concrete che ci portano dal basso probabilmente a cambiare stili di vita, comportamenti, che è esattamente... L'ultima cosa sì. che volevo dire è questo. Però io non sono per solo... Io credo nella green economy, nelle nuove tecnologie e così via, ma non basta quello. Ormai 200 anni fa Jevons, uno aveva fatto il paradosso di Jevons, appunto. Non basta l'efficienza e le nuove tecnologie. Se i risparmi che io ho col fotovoltaico, con le cose e così via, li uso per mettermi il condizionatore in casa, o diciamo il risparmio di benzina che ho per l'efficienza, lo uso per usare più l'automobile, voi capite che il bilancio energetico e il bilancio di materia a livello globale mi salta completamente. Ecco perché oltre alla tecnologia serve quella rivoluzione culturale, cioè serve contenere i consumi, uscire da questa idea del consumismo e essere quindi più responsabili e più coscienti, e sapere che quando andiamo a comprare un telefonino non possiamo, possiamo anche non andare dalla Samsung, ma andare dalla Apple e neanche dalla Apple, ma però c'è una cooperativa in Olanda che fa dei telefonini certificati dove siamo sicuri che non portano via il coltan al Congo, al Congo così via, perché il petrolio forse è stata una grande risorsa per il 20% della popolazione dell'Europa, ma andiamo a chiedere il 20, andiamo a chiedere in Nigeria cosa ha portato il petrolio. Certo. O, o i casacchi certo, stanno... Bertucco, parliamo di prospettiva, partiamo di prospettiva. A Benetazzo ho chiesto la prospettiva da un punto di vista economico, da un punto di vista energetico. Allora, le rinnovabili, queste energie alternative, troveremo il bandolo della matassa qua. Abbiamo toccato tanti aspetti, certo. Uno che è stato appena citato, che io ovviamente rinforzo, è che principale energia alternativa è il risparmio energetico, questo lo sappiamo tutti, e si deve lavorare anche in quel campo, non è che si deve lavorare in un campo solo, bisogna però lavorare in funzione dell'obiettivo. Se vogliamo continuare a viaggiare in aereo, cosa che potrebbe essere discutibile ma che serve abbastanza e fa piacere, no? C'è poco da fare, bisogna avere qualcosa che sostituisca il petrolio, cioè un carburante liquido, non c'è altra soluzione, perché l'aereo non va a idrogeno, l'aereo non va a pannelli solari, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto poi al discorso che ne avremo ancora di petrolio, cioè il prezzo del petrolio è basso, certo. Siamo tutti d'accordo. L'anno scorso era a $100 al barile, diciamo a novembre del 2014 era a 100 al barile, poi è andato giù a 60, poi è andato a 40, no? Allora, siccome il costo di produzione del barile è $11, ecco che chi lo produce invece di prenderne 90 no, di margine ne prende solo 30, cioè il Medio Oriente, perché lo shale oil di produzione costa 65, e quindi con questo giochino hanno fatto saltare tutte le compagnie che producono shale oil. Adesso io non voglio interpretare questo, voglio dire solo che un paese come l'Italia, dove di petrolio non ce n'è proprio, zero. No, 15% delle non diciamo fesserie, non ce n'è. Ma no, ingegnere, cosa dice? Non ce n'è. Dovrebbe, secondo il nostro modesto modo di vedere le cose, investire questo risparmio enorme che ha avuto dall'anno scorso, perché e che è quantificabile in 20 miliardi di euro, per il fatto che l'anno scorso lo pagavamo 110 adesso e adesso paghiamo, paghiamo 40, e grazie a lei ci dice che lo pagheremo 40 per altri 6-7 anni, investire questo in ricerca che definitivamente porti il fotovoltaico Allora, all'applicazione adesso economica. Adesso è una realtà presente. Spano. Allora, come ormai sappiamo, particolare dalla fisica, cioè no, non possiamo più decontestualizzare i problemi, ma metterli in relazione. Quindi io penso che si debba lavorare su due binari, sul qui e ora
sarebbe quello che abbiamo detto, con cose anche oggi si parla, anche l'Unione Europea finanzia progetti sulle cosiddette energie intelligenti, eccetera, eccetera, ma contemporaneamente va cambiato il contesto generale, quindi una rivoluzione di sistema ci vuole. Io credo che la dimensione che assumerà un significato strategico e il concetto di locale come antagonista al globale, la globalizzazione è il frutto di questo disastro, no? Che si sta facendo sia dell'ambiente che dell'uomo, con tutta una serie di patologie diffuse oggi che sono disastrose, a partire dai bambini. Ricordiamoci che muore un bambino ogni 10 secondi su questo pianeta, no? Pur con tutte le ricchezze, le cose. E quindi ci vuole questo cambio di visione e questo passaggio epocale, come quelli che ci hanno preceduto alla fine del Settecento, verso un sistema che si ridia nuovi valori, anche che induca nuovi comportamenti. Qui l'educazione, e qui i giovani devono essere, come dire, considerati soprattutto come il soggetto per il quale la società deve concorrere a produrre una identità e una autonomia, non una dipendenza, una passività e una omologazione. Questa è la vera ricchezza, quindi ci crediamo, ma la dobbiamo attivare. Stante così la situazione, noi andiamo verso la conservazione. Questo sistema, come tutti, si muove per la sua conservazione. Finché lo manteniamo così, a mio avviso, non riusciremo che a rattoppare delle cose giuste, sacrosante, ma non a vincere questa battaglia. Certo. Giorgio Conti, lei cosa dice? Io sono molto preoccupato. Se pensiamo, se è arrivato questo messaggio a casa, che cambiamo il nostro modello solo perché arriviamo a produrre più energie rinnovabili. Secondo me, io concordo col professor Case qui e con chi mi ha preceduto, bisogna cambiare proprio la civiltà, neanche il modello di sviluppo. Si è citato molto da parte del professore l'impero romano. Noi come archivi della sostenibilità abbiamo fatto uno spettacolo sulla fine dell'impero romano. Perché è finito l'impero romano? Allora, la prima cosa è la dismisura. Deve essere breve. Sì, brevissimo. La dismisura. Non si può fare Roma 1 milione di abitanti del primo secolo, equivalrebbe quasi 50 milioni di oggi. La seconda, il decentramento produttivo. Ha detto l'Africa, l'Asia, facevano lì la produzione. No? Il terzo è il benessere diffuso ma blindato. Il Danubio, da una parte stavano le terme, andavano nel foro, c'era il teatro, dall'altra parte c'erano i barbari, no tu no, come stiamo facendo adesso. No. La terza è il discorso che bisogna cambiare il modo di pensare. C'era lo Ius Romanus, e che diceva praticamente che tutti avevano gli stessi diritti, però escludevano le donne, gli schiavi e gli stranieri. È venuto un signore che si chiama Gesù Cristo e ha detto, che secondo me è l'inventore della rivoluzione francese, no, abbiamo tutti i diritti. Allora, io sono per la sostenibilità integrata. La prima sostenibilità è etica, non è ambientale, è etica. Quale modello sociale, culturale dobbiamo darci? Certo, che sia sviluppare la condivisione. Quindi io sono preoccupato se c'è un atteggiamento ambientalista tecnologico, perché allora i cinesi, concludo, hanno fatto, a proposito di energia rinnovabile, nel deserto del Gobi, quest'anno hanno inaugurato un impianto che è l'equivalente di tutto l'impianto fotovoltaico della Francia. Fra qualche sono mese... Sono più furbi i cinesi, sono più furbi. Sì. Mentre noi discutiamo, loro le fanno le cose. Attenzione, stanno inaugurando un altro impianto, sempre lì, che è due anni che hanno investito sul fotovoltaico i cinesi. Sì, che è l'equivalente di tutta la Germania, che è il primo paese al mondo. Ma voi dite che quel modello è un modello imitabile da un punto di vista della sostenibilità integrata? Cioè, se domani risolvono anche tutti i loro problemi, che vediamo che sono all'avanguardia, andreste in Cina? Con l'autoritarismo, con come ritengono il rapporto con le donne. Con... Avete capito? Cioè, ho questa un'occasione per cambiare il modello, oppure a me non interessa l'ambientalismo. Professor Kasen, chiude lei. Ma i cinesi arriveranno a usare le donne come facciamo noi. Cioè, diciamo che io punterei, ripeto per l'ennesima volta, a un mondo maggiormente legato alle esigenze femminili, sono le donne che si adattano ai nostri mestieri, non ci sono, è un mondo maschilista,
E cioè le donne si adattano a questo mondo maschilista, vorrei che fosse cambiato, equilibrato. Ecco. Non le pari dignità, ma dignità diverse. Sì, no, che esprimano la femminilità anche nel mondo lavorativo, nel mondo produttivo, nel mondo culturale, non corrono dietro sempre a noi perché ci rincorrono e ci sorpassano. Cioè, si inventassero il motorino invece della bicicletta. Noi andiamo in bicicletta, loro vanno in moto. Perché è importante questo, crea un equilibrio, se no non ne usciamo. Quanto all'energia, io ci ho pensato una vita sull'impero romano. È crollato per carenza di energia. È imploso per carenza di energia. Perché quando è venuto meno il lavoro degli schiavi, l'impero si è fermato. E quindi quella bellissima Roma che è stata costruita sulla carne di milioni di persone che venivano chiamati macchine, no? E c'erano tre gradi di schiavitù, e la peggiore era quella dei che lavorava i campi, e che era degli ergastoli, che venivano messi in catene e conservati per sempre in catene, erano destinati a morire, cioè venivano usate come macchine. L'energia questa è la stessa cosa, e sono cicli che si ripetono. Hanno scenografie diverse, ma il meccanismo rimane sempre lo stesso. La desertificazione dell'Africa è proprio dei romani. Tagliarono, perché in Africa c'erano gli elefanti. Per noi pensare alla Libia con gli elefanti ci sembra le tigri, con i leoni, eccetera. No, invece c'erano i baobab, c'erano le piante, c'erano le foreste. Deforestazione per far cosa? Allevamento. E grano. E grano. Il granaio era la Libia, il granaio, oltre ovviamente l'Egitto, che naturalmente era un granaio naturale. Bisogna essere più francescani, no? Quindi accontentarsi. Abbondanza frugale. Sì, fratello sole e sorella luna. Posso finire solo con un breve tempo? Io voglio ringraziare l'editore. Perché secondo me noi siamo anche il frutto di una violenza, come dice un sociologo francese che si chiama Bourdieu, che non è solo fisica in questo momento, no? Che cosa facciamo fisicamente con le guerre, ma è soprattutto simbolica. Cioè vuol dire che noi, tramite i media soprattutto, creiamo un habitus mentale su come dare soluzioni, su qual è il nostro rapporto con l'energia, che è importantissimo, perché dopo crea un habitus che diventa politico, che diventa qualcosa che si trasforma in azioni quotidiane. Allora è interessante che ci siano dei media dove dobbiamo non si urla, ma certo. Si scambiano opinioni, certo. Anche diverse, ma sereno. Si scambiano opinioni. Ci mancherebbe questo altro. Dobbiamo che pesa, imparare. Pesano di più. Certo. Allora, le parole sono come pietre, dipende da come le usi poi. Sì, però per finire il mio ragionamento c'è Munari, che è un artista, dice pensare confonde le idee. Nel senso che io avevo delle idee perché ci ho pensato, allora comincio a mettere in dubbio per me delle verità allora, che erano assolute. Beh, insomma, entriamo nella filosofia, il dubbio è la il principio su cui si basa la scienza. Sì, ma è positivo cartesio, avere non esatto. Idee confuse, ma no, che no, qualcuno no. Mi confonda delle verità che sì. Per me erano praticamente... Dobbiamo fermarci. Quello che vorrei dire come chiusura è il fallimento di Parigi. Stiamo vivendo un fallimento che questo, che sarà poi questo, sono curioso a vedere cosa diranno questi dei massimi sistemi, che però credo che produrranno gran poco di definitivo, salvo confermare che sarebbe necessario fare, quindi è diciamo, come diceva il buon Manzoni, l'inferno lastricato di buona intenzione. Il vero fallimento è stato quello che è successo qualche settimana fa, che giovani della stessa generazione si sono uccisi e tutti francesi, e non mi vengano a raccontare che perché erano musulmani non erano francesi e non erano cresciuti in Francia e non avevano diritto di avere le stesse cose che avevano quelli che in quel momento con pieno diritto facevano altre cose. Allora questa, se uno Stato come la Francia, che ha insegnato, ha fatto fare un salto magistrale
alla politica con la rivoluzione francese non riesce a mettere a posto queste cose all'interno di una città come Parigi, vuol dire che il problema è grosso. E se poi prendo come, come causa, come riferimento il fatto di Parigi e vado a bombardare la Siria, vuol dire che quel presidente si deve vergognare. Bene, ci fermiamo qui. Grazie a tutti. Grazie a Ivano Spano, Alberto Grazie. Bertucco, Paolo Cacciari, Giorgio Conti e Eugenio Benetazzo, al nostro editore. Grazie. Ermanno Casen, grazie ai telespettatori. Ci scusiamo ancora per chi voleva intervenire telefonicamente. Daremo spazio nelle prossime puntate. Arrivederci, buon proseguimento di serata. Ci ritroviamo la settimana prossima. Thank you.